come dice lui, la fischia. Allora, apriamo questo pacchettino che ci ha mandato Fulgori Danilo. Vediamo un attimo che c'è. Ne arrivai due oggi. Io faccio presente, e Dio, perché qualcuno ha detto Mire, non sta facendo più video. Beh, allora, siccome mi hanno visto, sono bravo a verniciare e su a lavorare in una carrozzeria. Oh, già questo mi fa piacere. Già questo mi fa... che poema. Meno male ha scritto grande, o almeno non c'ho bisogno degli occhiali. Ciao Mire, come d'accordo ti invio il muzzo con problemi di grippatura. Mo, tu lasciavo dentro l'olio, così si vede se ci sono residui metallici. Bravo, meno male una gocciola olio, perché se no si pigliava una bella denuncia dalle poste italiane. Allora, ti ho messo dentro anche il gruppo frizione con la campana, perché durante l'accensione sento slittare. Ho già provato, come puoi vedere, anche a segnare con un fresino la pista d'accensione per vedere, per avere più grip, ma con scarsi risultati, specie a caldo. Dentro della tua risoluzione, certo, della tua risoluzione, ti invio un salutone a te e alla Mrs. Zitti. Grazie. Ciao Danilo. Beh, questo non si sta a aprire perché c'è un morso. Quindi, bello spiegato così. La vischia, questo mettiamolo dentro e non ci si olda. Come rispiegare. Oi oi. No, questo se quello dico io, ragazzi, c'è da ridere. Certo, non è un aspiratore, un aspirapolvere. Ma se come penso io, c'è da ridere. Allora. Vabbè, la scatola non c'entra, è l'altra era dell'Herbalife. Una cosa. Ah, sì? Herbalife? Sì. È un vanno e mozzo se dell'Herbalife. Mi sa questa cosa. Forse. Se è quello che dico io, c'è da ridere. Anzi, c'è da piangere, non c'è da ridere. Schiamo, insomma. Non posso italiano. Chi ci incassa questo? Non c'è mia la carta domani, eh. Ma questa scatolina va. Ma no, va. Ah, per forza è quella dell'aspiratore, l'aspirapolvere lì. C'è la musica. C'è il coniglio anche te? No, è GPO questo. Boh. Lo spurgo di qua. Boh. No, no, guarda. Non si legge. GPO. Beh, tanto tutto, sempre tutto male in Cina, sicché... Aspetta, guarda, si fa la scoperta. Ho detto la scatola non è la sua. Bisogna guarnizione di testa.
Viti mi sembra di una cuffia. Sì, è quello che dico io. Mi sa che è proprio quello che dico io. Allora, vi spiego un attimino la storia di questo motore. È stato assemblato da questo ragazzo più del suo amico. Nova di zecca. Questo non è mai stato acceso. E nulla, questo motorino un partivo, ora vi faccio vedere la bellezza. Mi metto a posto questa roba perché sennò va in fondo. Eccoci, vabbè, c'era la carta, comunque diciamo che l'ha imballata abbastanza bene. Il figliolo, c'è Cristian, raga. Gigio, eh? Vai, sto facendo un video, si manca per il cancellino, vieni in casa, vai. Ciao. Raga, un attimo, mentre la Sinti si diverte a sballarlo, se ce la fa con una mano, io voglio aprire il cancellino a Cristian. Aspettiamoli qua. Eccomi, raga. Allora, sta arrivando Cristian ora, spero che non faccia casino la 500, lì fa i bang, bam. Allora, ora non vi sto a far vedere tutto. Allora, lui mi ha spiegato che questo l'ha assemblato insieme a un suo amico, poi che ha fatto? L'ha portato il meccanico, come vedete qui c'è la testa. Il meccanico, il meccanico intelligente dice non gli riuscite a smontarlo, guardate, ha fatto, si è fatto lunghi rosso, che carino. Sentite, non si sente, guarda che ha fatto il meccanico. Ha preso il flessibile e ha tagliato prigionieri perché non gli riesce a levare il cilindro. Questo cilindro non si sfila più, va bene? Il meccanico ha preso e gli ha tagliato prigionieri col flessibile. Qui manca la chiavetta perché l'albero non gira. Sì, con il pistone sì, però manca la chiavetta. Ho detto manca la chiavetta. Cioè, come fa un meccanico a prendere e tagliare con il flessibile i prigionieri? Ora lui mi ha detto l'aveva aperto, vediamo un attimino se bene, via. Ora non c'ho gli arnesi adatti. Usiamo quello che ci sta a casa. Cri, aperti il cancello. No, sto facendo un video, ora vengo, dai. Vieni sei prima, vai, ciao. Andiamo a vedere la macchina. La 500 che vengo a vedere. Sente il casino fa. Questo cilindro venne mai via. Come l'ha rinfilato dentro. No, mi ci ho gli arnesi apposta, via, un po' si fa con la fase un paio di pinzettini.
Comunque, che mi ha detto lui, che i due prigionieri l'ha tagliata anche lì sotto, l'ha tagliati. Quindi ora voglio vedere io come devo riprendere un prigioniero, risardarlo laggiù quello dove stava tagliato, risardarlo qui e cercare di risvitarlo. Cioè, io ho detto, ma a sto meccanico sarebbe abbattito un capo. Io mi compro un cilindro che costa 300 euro, carte 9. Guarda questa piastrina, bellina, bellina. Bella sta piastra. Motore nuovo nuovo, però non ne stavo fatti il lavoro come dico sempre io, di fare la sfasatura qui e cosare. Cristian, guarda bello, questo l'ho montato un ragazzo assieme a un altro suo amico. Ah, tutto vai, tutto in ghingherio così. Allora, venire Cristian, A ballare, vai a ballare. vedere. Guarda, va, il meccanico, io riuscì a levarlo, ha preso, gli ha tagliato il flessibile ai prigionieri. Che coglione. Sì, ma dove l'ha tagliata la base di cosa lì? Come io lo svito io? Repucato, entrato, no? Sì, ha voglia. Intanto imbrullisco io. Questa, vabbè, la sbrindellavo un pochino. Questa, di quella che va. Però la chiavetta che dentro non c'è, eh? Bene, lì Ciccio, c'è. ti sei scordato la chiavetta? Aspetta, forse è qui. Eccolo qui. E qua. Vedi, questi però non ho messi due, va. Si è sbagliato. Vabbè, vai, io rimetto tutto nella scatola. Ora c'è da fare con mio figliolo, scusate, raga, ma niente, il 9 di giugno non lo vedo. Fischia, amico, il 9 di giugno. Bel figliolo tu c'hai, ti ho bene, sì. Oh, senti che ha detto, vieni te, io sono stanco. Non potevi venire prima e rimanere a cena qui? Sì, all'8:30 si arriva a casa e poi fa la doccia e tutto e che arrivo alle 9. Vabbè, se arriva alle 10, mangiavi ora. Ci sono a ballare. Dove può andare? Forse. In dove tu vai a ballare? Hai sempre. Alle ascine? L'hai aperto? Io No. Ah. No, non so, ho 3 ore di sonno, anche io sono stato a ballare. Ho 3 ore di sonno. Sono andato a finire a ballare. Ho fatto Va bene ragazzi, un salutone. Dio sempre ci arrangia, con gli annessi ci sono a casa, ma con questi Stavirà. due mi sembra che apri un cilindro che un meccanico a tagliare i prigionieri mi sa che non bastano. La Se non si vuole spendere, se non si vuole buttare via 300 euro. Bello. Va bene? Sì, bellissimo. Ciao ragazzi, un salutone a tutti. Fischia.